Nel Vangelo di oggi, preso da Marco al capitolo 9, dal versetto 38 e seguenti, leggiamo: «Non glielo impedite. Chi non è contro di noi è per noi». L'apostolo Giovanni ha visto uno che scacciava i demoni nel nome di Gesù, uno che non era della cerchia dei discepoli, e glielo ha proibito. Nel riferire l'incidente al maestro si sente rispondere da lui: «Non glielo impedite. Chi non è contro di noi è per noi». Si tratta di un tema di grande attualità. Il nome di Gesù non può essere fonte di separazione tra le persone che lo invocano positivamente, perché esprime apertura e servizio universale nel dono di sé. Gesù mette al primo posto la persona. Per molti l'istituzione, il gruppo viene prima. Per Gesù non è così. Chiunque fa il bene non va estromesso. Due cose Gesù sembra esigere da queste persone: di fuori che non siano contro, di lui cioè che non combattano positivamente la fede e i suoi valori, che non si mettano cioè volontariamente contro Dio, e inoltre che se non sono in grado di servire e amare Dio, servano e amino almeno la sua immagine che nell'uomo, specie il povero. Dice infatti nel seguito del nostro brano, parlando ancora di quelle persone: «Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, vi dico che non perderà la sua ricompensa». Nella seconda parte del Vangelo il discorso ricade sui bambini. Gesù usa le parole molto dure ed esigenti: «Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare». I bambini a cui Gesù si riferisce non sono solo i piccoli di età, ma coloro che hanno una fede fragile, che sono all'inizio del cammino di fede e perciò hanno una fede piccola. Questi non vanno scandalizzati con comportamenti sbagliati. Gesù non teme di usare immagini forti. Se il tuo occhio, la tua mano, il tuo piede ti sono motivo di scandalo, tagliali. Beh, Gesù non vuole l'amputazione della mano o del piede, ma vuole far capire ciò che ostacola l'ingresso nel regno. Il Signore vuole che siamo fedeli alla scelta di seguirlo fino in fondo, che siamo coerenti e stabili. Allora occorre prendere una decisione. Da che parte stare? O togliere dalla nostra vita il male o perdersi per sempre. Diceva Sant'Agostino: non amare l'errore, ama l'uomo. L'uomo è da Dio, l'errore è dall'uomo. Ama ciò che Dio ha fatto, non ciò che ha fatto l'uomo. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.